All'emergenza traffico a Messina si unisce quella incidenti, una brutta escalation in questi giorni. Tre incidenti gravi hanno coinvolto tre vetture in zone diverse della città solo ieri. Il primo incidente è avvenuto nella rotonda di Contrada Marotta. Una macchina con a bordo una coppia di anziani, forse non vedendo la segnaletica, si è schiantata contro un palo. I due sono stati subito soccorsi e trasportati all'ospedale Papardo. Un altro incidente si è invece verificato intorno alle 19 ieri pomeriggio sul viale Europa, all'altezza della rotonda praticamente di fronte al mercato Zera. Una panda ha sfiorato un motorino e, perdendo il controllo, ha urtato un'altra auto posteggiata. Questa ha causato una drammatica reazione a catena, la macchina si è completamente ribaltata. Il conducente è stato subito soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte. Le sue condizioni restano gravi. Ennesimo incidente, terzo della giornata, invece a San Giovannello. Due auto si sono scontrate frontalmente ed uno dei due conducenti è stato subito trasportato all'ospedale Policlinico e si è ritrova in prognosi riservata. Non ce l'ha fatta purtroppo invece Vittorio Merlo, il 77enne, che sabato scorso era stato travolto da una moto Honda mentre attraversava a piedi il viale Giostra all'altezza del mercato Sant'Orsola. Le condizioni dell'uomo originario di Montagna Leare ma residente a Messina sono subito apparse gravissime. Quello del 7 dicembre verrà ricordato come un sabato nero per la città di Messina. Nello stesso pomeriggio un altro incidente fatale nei pressi del palazzetto dello sport di San Filippo è costato la vita al 52enne Vincenzo Di Stefano. Uno schianto frontale terribile, quello tra la moto su cui viaggiava Di Stefano e l'auto Opel Corsa. Inutile la corsa all'ospedale Policlinico. Intanto, per correre ai ripari, il corpo di polizia municipale annuncia maggiori controlli con una maggiore applicazione in oltre anche di quelli in autovelox, ovviamente mobile, essendo stata bocciata quella fissa dalla Cassazione.